Allora, siamo collegati sempre con Nicola Rossi, Presidente di Confesercenti. Presidente, volevo chiederle, visto che lei ha un'esperienza maturata nel settore, come vede il settore delle fiere? Domandona. Però... Allora, io credo che sia il settore che ha sofferto, oserei dire, più di tutti. Io ho fatto l'ultima fiera in febbraio, a febbraio abbiamo fatto Petra, una parte, se vuol dire Modena Antiquaria, una delle sezioni, una sezione Modena Antiquaria, e poi Genova, Arte Genova. Dopodiché, chiusura. Siamo stati, come dire, chiusi per legge, non Sì. per scelta. Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, zero fiere. Comunque noi ripartiremo il 12 settembre con Padova Antiquaria, è una fiera che era programmata per marzo Ah, e quindi la rifate a settembre. l'abbiamo, sì, l'abbiamo spostata a settembre, 12 settembre. Ora le fiere naturalmente con determinate prevenzioni possono ripartire. Ripartiamo il 12 settembre, abbiamo Padova Antiquaria, poi da Padova ci spostiamo a Parma col Mercante in Fiera, Ah, di questo con sì. Parma Fair del Mercante in Fiera, poi da Parma ci spostiamo a Forlì Cesena. E quindi ritorniamo a Padova a metà settembre con Arte Padova Ah, subito a metà e settembre, quindi Padova sarà due eventi uno no, dopo l'altro. metà novembre, Ah, metà novembre. novembre, ok. Novembre siamo, i primi di novembre siamo a Forlì Cesena, poi a metà novembre a Padova con Arte Padova. Arte Padova che è una delle più longeve fiere d'arte contemporanea italiana, quest'anno facciamo 31 anni. Beh, Padova Antiquaria ne fa 36 sto anno, Ah, comunque, caspita. insomma, sono vecchiotte tutte e due, Infatti. hanno una certa, come dire, anche con soddisfazione lo dico che sono anziane, perché, come dire, una fiera d'arte, una fiera di nicchia che abbia raggiunto quel numero di anni, siamo in pochi, sono un paio in Italia, ecco, per cui... Bene, però il settore ha subito, ma tutto il settore fieristico, tutta la filiera, sia i quartieri fieristici che gli organizzatori fieristici, che gli allestitori, hanno tutti subito come dire, un pesante, è stato molto, molto dura. E ancora non abbiamo avuto aiuti di nessun tipo. Ecco, Infatti era questo è un questo che altro. volevo chiederle. Non sono arrivati, sì, insomma, noi ci aspettiamo degli aiuti concreti. Non abbiamo, ma poi c'è anche da dire, cioè, le fiere non sono cose che tu improvvisi e inventi in un giorno o in un mese. Le fiere vanno programmate, hanno dei tempi di programmazione, dei tempi di non solo programmazione, ma di promozione. E perché siano efficaci e funzionanti e funzionali, devono avere tutto un iter. Ecco perché dico è un settore che è stato fortemente penalizzato. Ci sono anche altri settori ugualmente penalizzati, io penso al settore del turismo, sicuramente il turismo è un altro di quei segmenti dove non è c'è stato solo il problema del lockdown, i problemi sono ben oltre il lockdown, se pensiamo agli alberghi, se pensiamo a tutta l'offerta turistica. Le fiere hanno avuto un'analoga problematica. Il Secondo problema lei non però... è... No, no, non volevo interrompere, scusi. No, Prego, no, no, prego, ma prego. secondo lei la ripresa delle fiere sarà di difficile gestione oppure tutto sommato è più un preconcetto, un fattore mentale, perché poi al di là di singole fiere particolarmente partecipate, penso al Vinitaly anziché Fiera Cavalli, che sono quelle per antonomasia dove ci sono aggregazioni notevolissime, le altre hanno anche grandi spazi, per cui Arte Padova c'è un grande afflusso, però comunque sono spazi ampi, non c'è questa presenza eccessiva. Come la Certo. vede? Ma sicuramente qualche problema in più ce l'hanno le fiere di, come dire, di massa, dove tu hai
tanta partecipazione, ma comunque è un problema, come si può dire, momentaneo, perché arriverà un vaccino, arriverà e poi questo virus, insomma, finiremo di averlo tra i piedi e quindi tutto ritornerà. Però nello stato attuale sicuramente qualche problema più di ci sono fiere di grandi, di masse di pubblico, sicuramente hanno qualche difficoltà in più, fiere che hanno invece più di nicchia, più specializzate, avranno anche meno problemi nel distanziamento sociale, insomma, nella prevenzione. Detto questo, però, con gli opportuni accorgimenti si fa tutto, Certo. Cosa ne pensa della... si riesce a prevenire. Fiera Padova, l'ente proprio la struttura Fiera Padova, che si è sempre parlato di rimetterla in sesto, dare un restyling, un utilizzo, eccetera. Come vede la situazione, visto che lei anche organizza manifestazioni? Ma io credo che si sta cominciando a fare un buon lavoro. C'è un lavoro di ricerca anche di nuove idee fieristiche, di nuovi eventi. Padova è una città che ha avuto sempre una sua connotazione importante in alcuni segmenti, penso al florovivaismo. Non casualmente abbiamo un'area a forte vocazione florovivaistica, quella di Saonara, ma tutta la zona padovana ha un numero veramente importante di aziende florovivaistiche, ma anche di grande qualità. Per cui l'espressione, la nascita del Flormart aveva una sua ben precisa motivazione. Bene, certo. Il Flormart, io sono sicuro che con il lavoro che si sta facendo riprenderà la sua giusta dimensione. Anche la bici, non è stato un evento casuale che la bici sia diventata a Padova importante a suo tempo. Possiamo recuperarla benissimo. Padova è... era all'epoca, e ora più o meno siamo lì con i numeri, il secondo produttore, cioè la seconda città per numero di aziende produttrici di bici in Italia. Certo, quindi lei vede che sia un sito importante. E Padova 103 aziende produttrici. Certo. Per cui noi abbiamo la sanità, abbiamo eccellenze. Certo, no, ma era proprio la devo interrompere perché siamo giunti al termine, il tempo è volato letteralmente. No, comunque volevo capire se lei reputava importante, è importante il sito di Padova, questo è chiaro. Assolutamente importante, è strategica. Importante. Perfetto. Presidente, io le auguro buon lavoro, la ringrazio tantissimo di questo collegamento e grazie anche a voi telespettatori di averci seguito. Noi ci lasciamo e come sempre ci rivediamo domani. Grazie, buon proseguimento.